deciso di accettare di fare il presidente della regione, ci ho pensato su qualche minuto e poi ho detto: lo devo fare, lo voglio fare, anche se, diciamo, stavo a Roma a fare il capogruppo, un lavoro coinvolgente, un lavoro appassionante, ma dentro di me sentivo che il mio sogno era quello di tornare qui per governare il Piemonte, per dare al Piemonte una speranza di cambiamento, per far saltare questa cappa che sta su di noi, anche se oggi è una giornata bellissima, ma c'è la cappa della sinistra al potere che non fa circolare l'aria, che non fa respirare la politica, che ha portato il Piemonte in questi anni ad andare indietro, e noi non ce lo meritiamo. Se vedete quello che è successo, tanti posti di lavoro abbiamo perso, tante aziende sono andate via da Torino, abbiamo perso le banche, oggi qui leggo San Paolo, non comandiamo più noi, non comandiamo più a Torino, comandano a Milano, eppure questa era una grande banca, è la sinistra che ci ha svenduto in questi anni. Abbiamo perso i grandi eventi, abbiamo perso il Salone dell'Automobile. Com'è possibile, la capitale dell'automobile, la capitale dell'industria, che non ha più il Salone dell'Automobile? E quando io dico bisogna riportarlo a Torino e mi muovo per riportarlo a Torino, la presidente uscente della regione dice che invece non si deve, che deve stare a Ginevra o fuori, perché noi non ce lo meritiamo. Noi ci meritiamo il Salone dell'Automobile, noi ci meritiamo il rilancio, i nostri giovani meritano di avere una speranza. Allora, vi dico, siamo andati indietro, siamo diventati una regione di serie B quando noi invece siamo di serie A e ci sentiamo di serie A. E vi dico che nel mio programma elettorale io ho messo al primo punto le riforme, il federalismo che noi tutti vogliamo, perché il federalismo fiscale consentirà ai piemontesi di mantenere le tasse in Piemonte. Ma nelle cose da fare c'è il lavoro al primo punto, quello che la sinistra ha completamente dimenticato. Noi dobbiamo dare la speranza ai nostri giovani, altro che fare come fanno loro, che dicono che noi dobbiamo riempirci di immigrati. No, noi dobbiamo dare un lavoro ai nostri giovani. L'unica cosa che sanno dirci è che siamo dei razzisti. Pensate, non è vero, non è affatto vero. Noi siamo gli unici che probabilmente sull'immigrazione abbiamo una ricetta chiara e una ricetta equilibrata, cioè quella di dire: non possono entrare tutti. Se noi abbiamo una casa con una stanza sola libera e disponibile, potremmo ospitare 2, 3, 4 persone al massimo, non ne possiamo ospitare 50, altrimenti chi arriva verrà, starà male, verrà sfruttato e andremo fuori noi. Se andremo fuori noi, l'immigrazione va gestita con equilibrio, può entrare soltanto chi ha un lavoro e chi ha una casa, e chi entra ha tutti i diritti del mondo, però chi non ha diritto deve ritornare a casa. E io a testa alta mi sento di dire: prima i nostri! Possiamo accettare che i giovani iscrivano i bambini all'asilo nido e si vedono sistematicamente scavalcati? No, non è giusto! Come non è giusto che i nostri anziani siano sempre all'ultimo posto? Io mi chiedo quanti sprechi, e vedo quanti sprechi ci sono in Piemonte. Pazzesco! Io ho ancora sotto gli occhi
lo scandalo del Grinzane Cavour, se l'avessimo fatto noi, ci avrebbero chiesto subito le dimissioni, avrebbero fatto una campagna di stampa per mandarci a casa. Questo signore si prendeva i soldi nostri, i soldi della regione, per comprarsi i palazzi e organizzare le feste. Io non starò zitto! Glieli dava suo fratello, che era dirigente della regione, senza controlli. Dovrebbe vergognarsi l'Abresso per come